Buonasera da Gianmarco Acerbi, amici della Serie I, bentornati allo Spezia Park. Gorla Faravelli in campo a contendersi i tre punti nella quarta giornata del turno preliminare. Gorla alla ricerca della terza vittoria consecutiva, sta facendo vedere grandissime cose quest'anno la formazione capitanata e allenata da Mister Diana. Dall'altra parte un Faravelli dell'andamento un po' altalenante, oggi tanti ragazzi in campo, ne approfittiamo quindi per dare un'occhiata ai due schieramenti, partendo proprio da Faravelli che in realtà gioca in trasferta, che si presenta con Panucci, Geraldi, Tosi, Cabanilla, Decio, Reina, Chetema, Ian Antuoni. Dall'altra parte Gorla con il solito Iagulli in porta, poi Molteni, Facchetti, Secchi, Panico, Stavini, Corti, Meroni, Oliveri. Tutto è pronto, che sia spettacolo, mettetevi comodi, si comincia. Savini sul mancino, non calcia, pallone in verticale, poi al centro! Fondo! Prima grande occasione per Gorla SPA. Corti la lascia Iagulli, attaccato! E c'è il gol di Faravelli, incredibile, sciocchezza di Iagulli! E c'è il gol di Faravelli che va avanti con Cabanilla, che porta via il pallone a Iagulli che si è mezzo addormentato su questo retropassaggio. 1-0 Faravelli. Si lamentava di questa cosa. Savini, il dribbling, Savini, che gol di Savini! Dribbling secco e mancino a giro, imprendibile per Panucci, un bacino al palo e palle in rete, Eurogol di Savini, mamma mia che bello, 1-1, tutto da rifare per Faravelli. Poi il dribbling di Cabanilla e poi c'è il gol di Reina su una gran palla filtrante da parte di Gerald, che ha messo proprio Reina solo davanti a Iagulli. Parte Savini col mancino, ancora Savini, ancora gol, ancora 2-2, la rimette a posto di nuovo Gorla, sempre con il suo numero 8, doppietta e 2-2. Cara contropiede, Reina dentro per Cabanilla, ancora per Reina, posizione di sparo, Reina ancora per Cabanilla, Iagulli bravissimo a salvare con il petto, calcio d'angolo. Poi il dribbling, pallone perso in mezzo al campo, contropiede, ancora Corti in traversa, Cabanilla, c'era Cabanilla, taglia il campo, grande dribbling, Cabanilla dentro il pallone per Reina, che salvataggio di Corti. Poi rimessa già battuta, ancora Corti che lotta, c'è un fallo di mano, calcio di rigore, solo il fischio di Scuteri che arriva adesso, parte Reina, palo e poi la palla in rete, 3-2 Faravelli che torna avanti con la doppietta del bomber Ciccio Reina, 3-2. Geralde punta la porta dentro, una gran palla per Cabanilla, 4-2 in chiusura di primo tempo. Cos'è? Grande gol Iagulli, disperato, brutta infilata qua presa da Gorla, 4-2 Faravelli, pallone buono, calcia, Panico fuori di un soffio, lato duplice fischio il signor Scuteri, squadra riposo, 4-2 avanti Faravelli, risultato clamoroso per quanto ci si poteva aspettare, deve ritrovare il bandolo della matassa più presto Gorla, super spot. Subito Gorla che vuole, attenzione però c'è un anticipo di Cabanilla che punta la porta, Cabanilla calcia, respinge Iagulli, poi il pallone che torna a Chetema, sarà un secondo tempo di fuoco, salato secco Chetema, Oliveri punta la porta, Oliveri calcia con la punta, la ritrova Panucci, basta la posizione di Chetema, calcia Reina, Iagulli con un grande intervento, pallone in calcio d'angolo, dentro per Secchi, spara alla porta, tocco per Panico sul destro, Panico calcia, lancio per Reina che è tutto solo, palo clamoroso, dentro per Chetema, dentro per Cabanilla, pallone per Reina, 5-2 Faravelli, che grande azione, tutta in verticale, poi il pallone in orizzontale al centro, diagonale di Reina e 5-2, se lo porta a casa anche il pallone Reina, pallone recuperato, c'è ancora Reina e poi bravissimo Iagulli, la porta è vuota e Tosi al primo pallone della sua gara trova il gol del 6-2 da centrocampo sull'uscita giusta di Iagulli, che era stato anche intelligente nel non toccare il pallone con le mani fuori dall'area, ma poi alla fine la palla è rimasta lì e Tosi ha messo dentro il gol del 6-2. Corti parte, Corti da solo, Corti ancora, Panucci miracoloso in anticipo, bene Tosi le finte, la mette dall'altra parte per Decio all'indietro, il piazzato buono per Tosi, salva tutto Iagulli e poi Decio la mette sul fondo. Di questo mi manca solo Fattarelli. Dai, chiudila. Poi Meroni col diagonale sul fondo. Grazie anche al suo bomber Luca Papa. 4 gol, 7-4. Poi la conclusione di Panico, la palla in rete, uno squillo 6-3. Mancano 3 minuti. Dovrebbe segnare un gol al minuto Gorla, 3 minuti più recupero. Savini dall'altra parte, che palla per Molteni, che palla di Savini. 6-4, attenzione, 19-20 sul cronometro.
ha segnato molti Eni, l'avevamo detto questo signor giocatore. Non era per niente facile, gran destro al volo, in controbalzo, 6-4, attenzione, la tiene Savini, Savini dentro per Corti, addosso a Panucci. Pallone che è tornato così. Time's up, vince Faravelli 6-4 con una grandissima prestazione, batte Gorla che trova il primo stop stagionale dopo le prime due vittorie consecutive nelle prime due gare. Super spot.